Un'infermiera del Folignate ha contratto il morbillo assistendo un paziente, è stata ricoverata all'ospedale di Foligno. L'ha assistita la sorella, rimasta contagiata anche lei e anche lei trattenuta al San Giovanni Battista. Immediato il protocollo di allerta, analisi per tutti coloro che sono venuti in contatto con i malati. Il contagio ripropone con forza la necessità dei vaccini anche per gli operatori sanitari. Sono ad Assisi questa mattina in occasione del convegno internazionale di teatro sacro e questo è quello che vedo con molta gioia, devo dire. Come flusso di turisti in città è presa d'assalto, mi sembra davvero una bella notizia che fa il paio con quanto ha detto lo stesso assessore al turismo Eugenio Guarducci ieri in occasione dell'inaugurazione di Teatro Sacro a Palazzo Bernabei. Vediamo tanti stranieri, ovviamente tantissime persone dall'Oriente, ma quello che è bello è vedere che finalmente la città torna ad essere meta di turisti. Questo è un buon segno, teniamo conto che ancora siamo in un periodo in cui la stagione può offrirci anche un po' di bel tempo, ma Assisi è tutta da scoprire, da vivere intensamente. L'Assisi della religione, l'Assisi della spiritualità, l'Assisi del Medioevo, l'Assisi dell'antica Roma. E lassù vediamo la cupola di San Rufino e stiamo arrivando in piazza del Comune. Così diamo anche un'occhiata alla piazza centrale della città per vedere se c'è gente, e c'è gente anche qui. Fa solo piacere veramente dopo i problemi generati dal danno in diretto, lo vedete qua adesso, insomma avrete pazienza se le riprese sono quelle che sono, ma sono in macchina e diciamo che i danni prodotti indirettamente dalla cattiva informazione, qualcuno disse informazione cialtrona, è assolutamente vero. Ecco, vedere che la città torna ad essere meta di turisti è molto incoraggiante. Guardate se riuscite a vedere, io ho un sacco di robaccia qui sopra al cruscotto della mia macchina, comunque giù in fondo c'è il corso che è pieno di gente, insomma c'è da essere davvero contenti. Bisogna che si continui così, con iniziative, con progetti e un po' di coraggio, un pizzico di coraggio anche da parte dei commercianti, di chi propone sulla città delle iniziative che possano in qualche misura essere volano loro stesse per far tornare l'economia, l'asticella dell'economia del turismo in positivo. Buona giornata a tutti. Quattro musicisti, un attore e un'attrice immersi nella poeticità trasparente delle laudi francescane nel tentativo di fondersi attraverso la musica e la recitazione. E i giullari che fecero sorridere Dio a Teatro Sacro ad Assisi di Fulvio Angeletti sul sagrato dell'Abbazia di San Pietro. Gli attori in un'unica orchestra attraverso suoni, immagini, improvvisazioni vocali e mimica hanno condotto il pubblico nell'universo letterario musicale della predicazione nel francescanesimo con l'obiettivo di divulgare il messaggio divino. Lo spettacolo germoglia sul progetto musicale Jaculatores Domini firmato da Francesco Zimei per l'ensemble Micrologus. Il Laudario degli Illuminati, 300 copie per la collana testi e documenti della Fraternità dei Disciplinati di Santo Stefano di Assisi è pronto. Terzo dei quattro volumi preventivati è molto importante per la tradizione laudistica centro-italiana. Il libro è stato presentato questa mattina a Palazzo Bernabei in occasione del seminario internazionale Teatro Sacro, pratiche di dialogo tra religione e spettacolo. Fa parte dei cataloghi dell'Accademia Properziana del Subasio e della Deputazione di Storia Patria dell'Umbria. Norcia sempre più nel segno dell'Europa. La terra di San Benedetto, infatti, in questi giorni sta ancora ospitando eventi di respiro internazionale. Venerdì e sabato è in corso l'Oktoberfest a Norcia, insieme agli amici della città gemellata di Otto Beuren. Il nostro cuore batte per voi, ha detto il sindaco della cittadina bavarese. Oggi invece delegazioni della città di Corciano e delle città adesso gemellate, una francese e l'altra tedesca, hanno visitato la città e portato la loro solidarietà, 30.000 euro per il restauro della Proloco di Cortigno.
Andy e il suo compagno di stanza fuggono dalla struttura dove attendono la morte per trascorrere il giorno più bello della loro vita. E il film è The Most Beautiful Day, il giorno più bello, in programmazione a Futone Cinema all'aperto per il 10 settembre alle ore 21.30. L'ambizioso e bizzarro pianista Andy e lo spensierato scansa fatiche bello hanno una sola cosa in comune: a entrambi è stata diagnosticata una malattia terminale. Con la morte giusto dietro l'angolo, Benno convince Andy a scappare dalla clinica e intraprendere un viaggio in macchina alla ricerca dell'ultimo e più bel giorno delle loro vite. Dopo aver accumulato con destrezza il denaro necessario, si mettono in viaggio in prima classe verso l'Africa. Ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Una perturbazione atlantica foriera di maltempo intenso si sta avvicinando all'Italia, con rovesci temporali attesi soprattutto nel weekend da nord a sud. Nel dettaglio, sabato 9 settembre la giornata sarà caratterizzata da un marcato peggioramento meteo, con rovesci intensi diffusi al nord e sul Tirreno, anche a carattere di nubifragio soprattutto su Liguria, Alpi e Prealpi centro-orientali. Domenica la perturbazione continuerà a portare maltempo sulla nostra penisola, con fenomeni intensi soprattutto al centro-nord. Sono attesi ancora rovesci e temporali di forte intensità, con possibili nubifragi soprattutto al nord-est e sul versante tirrenico centrale. Anche l'inizio della prossima settimana vedrà il maltempo protagonista sulla nostra penisola. Secondo le ultime uscite dei modelli, infatti, una goccia fredda è prevista risalire dalla Tunisia verso l'Italia centrale, con dunque ancora rovesci e temporali come possibili nubifragi su tutta la nostra penisola, specie tra lunedì e martedì. Vi invitiamo allora a seguire tutti i prossimi aggiornamenti per rimanere sempre informati sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia, visitando il nostro sito oppure scaricando gratuitamente la nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.